Buonasera, 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 tifosi della Juve Stabia, ben ritrovati al consueto appuntamento con Le Vespette, il programma che va in onda ogni settimana sul settore giovanile della Juve Stabia. Buonasera da Ciro Novellino, ci ritroviamo. Consueto appuntamento, siamo all'interno della sede della Juve Stabia, come ormai già dalla scorsa settimana avete imparato appunto a conoscere un po' quelli che sono i menandri della uh, sede stabiese. Oggi puntata under 17, li vedete. Oggi mi sono circondato dato di Bomber oh, il Bomber che ha messo a segno la doppietta che ha portato appunto, che ha fatto portare a casa tre punti importanti e vedrete ovviamente gli rights da qui a breve Modesto Damiano, ciao Modesto Buonasera eh, se parlo della partita abbiamo fatto un'ottima gara eh, a livello personale sono felice per la mia doppietta ma non ci dobbiamo fermare qua perché comunque Dopo queste due settimane abbiamo il Benevento e Benevento è una grande squadra e la dobbiamo affrontare ad alti livelli. Ecco, l'avete visto, il bomber è emozionato, non si aspettava subito la domanda al volo, infatti non era una domanda, era soltanto un saluto. Però è andato via libero e felice come una farfalla, quella che invece ha fatto sì che si calmasse un po' nel corso di questi giorni, l'altro bomber, quello che abbiamo qui a fianco. Simone Pioromilli, ciao Simone. Buonasera a tutti. Simone manca il gol, eh? Eh sì, non fa niente, l'importante è che la squadra c'è e che non ci dobbiamo fermare come ha detto precedentemente Modesto una, Contro il Lecce è stata una vittoria importante però servono punti perché siamo vicini, siamo alle spalle dei playoff quindi diciamo, andiamo a benevento, consapevoli di fare una buona partita e soprattutto consapevoli di fare il risultato e ovviamente ne parleremo in maniera abbondante di quelli che appunto sono i discorsi relativi al prossimo match. Io vi ricordo che siamo all'interno della sede della Juve Stabia, che dobbiamo stringerci un po', perché altrimenti nell'inquadratura non ci, non ci veniamo tutti e tre che comunicazione di servizio ovviamente per i nostri ragazzi l'inquadratura larga è quella della telecamera, l'inquadratura stretta è quella del pc altrimenti voi mi guardate dappertutto tranne che nella telecamera e quindi non, le ragazze che poi ci guardano da casa non possono restare ammaliate dai vostri occhi, occhi non so come, come sono gli occhi neri, scuri, marroni, Malva addirittura malvagi. Eh. No, a me sono già, quindi colpiscono. C'è il papà di Romilli che ci chiama in diretta, ma non lo rispondiamo, non lo rispondiamo, ci guarderà, magari ci starà guardando il video. Giusto? Si chiama il pidio papà. Gli mandiamo il messaggio in privato. Allora che siamo in diretta. Allora, ovviamente parleremo di quello che, come vi dicevo, è il se è stato il match. Avrete modo di vedere gli elites di rivedere le interviste eh, a Caputo, a mister a, al mister, e appunto a questo signore qui che si segnato due gol, ma tanto ne avremmo modo di parlare con lui di questa doppietta. Lui nel post partita ci ha detto che il secondo gol è quello più bello. Simone, è vero il secondo gol è stato quello più bello che ha segnato questo tizio qua? Eh sì, secondo il secondo gol è stato molto bravo a leggere l'azione e a mettere quel piedino che ha fatto sì che abbia fatto il portiere. Il primo diciamo, è stato un po' fortuito con dei rimpalli in aria, però è stato bravo ad, ad angolare il tiro in diagonale. Ecco la domanda che poi mi sono posto io nel corso dei giorni successivi, caro Modesto, è, in occasione del secondo gol, mentre io dalla tribuna in telecronaca gridavo come un pazzo, tu dedichi il gol a qualcuno in tribuna? A chi? Al mister a Mister l'ho dedicato. no, ti sei girato verso la tribuna e hai fatto un segno verso la tribuna, a chi? Verso i tifosi contro allora. Verso i, no, i tifosi, contro no, perché non si fanno queste cose. Magari verso i tifosi nostri, No. c'era nessuno niente. Cioè, lui ha dedicato il gol a qualcuno. Così ha fatto soltanto il segno. Sì. Sì. Solo il segno. Le sostanze. Però è diventato rosso. Non so se perché in tribuna c'era Simone. Eh. Qualcuno che non vuole non vuole dire, pure. Eh, non lo so. È un po' eh, misteriosa è come misterioso. cosa. Perché guarda, è diventato di un altro colore, è diventato. Cioè si è di, diventato di un rosso forte forte forte. Rosso pomodoro Rosso pomodoro, esatto. Quindi in tribuna non c'era nessuno. No. Ho visto male. Sì. Ok, allora poi dopo li vedremo insieme. Eh, perché in occasione del gol, tu dedichi il gol a qualcuno in tribuna, non lo so, forse qualche spasimante. Fa, ve li faccio rivedere un po' più da vicino, eccoli qua, guardate, in tutto il loro splendore. Modesto Damiano, Simone Romilli, abbiamo affrontato, eh, abbiamo affrontato un match importante. Abbiamo sì giocato contro una squadra che è in difficoltà. Ma era per noi fondamentale portare a casa i tre punti. Ce l'abbiamo fatta, fatta, abbiamo dato in un certo qual modo uno scossone alla classifica, abbiamo in un certo senso modesto anche dimenticato quello che è stato l'inizio difficile perché siamo entrati nuovamente in carreggiata stiamo ovviamente dando del nostro meglio sì vabbè l'inizio è iniziato male perché comunque era il nostro primo anno di nazionali uh, la squadra era nuova ci dovevamo prima un po' conoscere poi abbiamo iniziato a giocare pian piano i risultati stanno venendo fuori però con il gioco del mister uh, riusciremo a fare buone cose. Con il gioco del mister, dice Modesto, cos'è cambiato Simone nel, nel gioco? Perché comunque state dando qualcosa di più oppure è soltanto una questione legata alla sfortuna? Perché io ovviamente seguendovi, seguendovi sempre ho l'impressione che all'inizio eravate, come diceva un po' Modesto, contratti, fosse la categoria diversa. Ora vi siete sciolti, siete entrati un po' di più nella categoria, perché il gioco lo sciorinavate lo stesso, c'era cioè un buon gioco comunque anche all'inizio. Ricordo la gara con il Perugia, per esempio, dove assolutamente non abbiamo giocato male, però purtroppo non arrivo il risultato. Sì, sicuramente all'inizio abbiamo fatto un accenno di quello che poi con, di conseguenza è stato il nostro gioco, però mancava un po' quella cattiveria agonistica mancava, mancava un po' quell'unità di gruppo che ovviamente diciamo perché comunque la squadra è stata, se non completamente ma ci sono stati molti innesti, quindi all'inizio abbiamo fatto un po' di difficoltà di gruppo però poi diciamo quello che poi il mister voleva sia a livello di gioco sia a livello di gruppo abbiamo fatto sì che poi col passare del tempo sia diventato quello che il mister voleva Ecco, allora per quanto riguarda beh, quello che ovviamente il mister voleva, era la volontà di portare a casa il risultato giocando bene. Il risultato è arrivato, però a fine partita il mister non era contento al 100%. Il mister non era contento perché noi non abbiamo giocato come sappiamo noi, abbiamo creato poco e. Le altre partite abbiamo fatto di meglio, però non abbiamo portato risultati a casa, tipo a Napoli abbiamo giocato troppo bene, ma il Lecce quando è arrivato qua di sicuro ha giocato meglio di noi, però purtroppo il risultato è stato favorito a noi. Risultato che non purtroppo, ma per fortuna è stato favorevole, ovviamente, a noi. Beh, ovviamente bisogna analizzare quelli che sono i discorsi relativi anche alle altre squadre. Allora cominciamo partendo da quello che è il discorso relativo alla primavera. Primavera che non ha giocato, ovviamente ha riposato, vi faccio rivedere nuovamente la classifica. Eccola qui, Ascoli 21, Lecce e Trapani 15 punti, Crotone 14, Perugia, Cosenza e Livorno 12 punti, Benevento 11, Frosinone 8 punti, Pisa 6, poi Salernitana e Giovestabbia a 4 punti. Per quanto riguarda il prossimo turno, eccolo qui, vi faccio vedere il prossimo turno. Perché? Perché ovviamente questo è un dato da, segna, da una data da segnare con il rosso perché ci sarà ovviamente la diretta eh, del match ma il, per il programma gare poi ne parleremo da qui a breve Benevento Frosinone, Cosenza Livorno Lecce Trapani, Pisa Salernitana Ascoli, Crotone, Juve, Stabia Perugia, questi appunto saranno i match del prossimo turno, una primavera che eh, si sta allenando ovviamente agli ordini di mister Luca Fusco lo sta facendo ovviamente nel migliore dei modi, la volontà ovviamente di preparare al meglio questo match con il Perugia per cercare di smuovere questa classifica. Primavera. Che in questo momento è la squadra che forse più di tutte sta eh, soffrendo il campionato, cosa che invece magari sia i 17 che gli under 16 e gli under 15, hanno in un certo qual modo anche eh, risolto o quantomeno hanno cominciato ad avere una continuità di risultati. Per quanto riguarda eh, proprio gli under 17. Eccoli qua, questi sono i risultati dell'ultimo turno, Crotone Salernitana 3-0, Roma Trapani 5-0, Juve Stabia Lecce 2-1, Ascoli Cosenza 3-0, Frosinone Pescara 1-1, Benevento Napoli 1-1, turno di riposo invece ovviamente per il Perugia. Per quanto riguarda ancora la classifica, eccola qui. Roma 27 punti, Napoli 20, Pescara 17, Frosinone, Ascoli e Perugia 15 punti, Benevento e Crotone 13, juve Stabia 12, Cosenza e Salernitana 8 punti, Trapani 7 e Lecce Fanalino di coda. Il prossimo turno che si giocherà però il primo di dicembre. quindi ci sarà ovviamente sosta in questa settimana, vede Cosenza-Perugia, Pescara-Roma, Lecce-Benevento, Napoli-Frosinone, Salernitana-Ascoli, Trapani-Crotone e proprio turno di riposo quello della Juve-Stabbia che quindi vedrà non solo il riposo di questa settimana ma anche quindi l'altro, ci saranno come è capitato per gli Under 15 e gli Under 16 due settimane di riposo per gli Under 17, un bene o un male Modesto? È come se iniziasse un altro campionato, tipo due settimane ferme, ci dobbiamo preparare al meglio, dobbiamo allenarci di più di come ci allenavamo prima, perché questa sosta non è che ci ha fatto bene, però noi siamo pronti a prepararci al meglio. Simone? Sì, sicuramente, diciamo... Si interrompe una striscia dove potevamo far bene perché siamo bene fisicamente. Però dall'altro lato sono due settimane di riposo che allo stesso tempo possono servirci per recuperare un po' le energie. Perché comunque abbiamo avuto Napoli dove è stata una partita molto combattuta, anche se il risultato è stato favorevole a loro. Però abbiamo giocato molto bene. Lecce invece non abbiamo giocato perfettamente, però a livello fisico comunque abbiamo speso tanto, quindi allo stesso tempo ci ha fatto bene, ma anche non, non è, diciamo, per, una, per una motivazione di continuità non è stata un, una cosa molto favorevole. Vediamo un po', qualche messaggio, ragazzi? Perché ovviamente lo sapete, tanti ci scrivono. Allora, vediamo un po'. Io, ovviamente, ringrazio tutti quelli che ci stanno, ci stanno guardando e, ovviamente, li, li salutiamo tutti. Allora, vediamo qualche messaggio. Bruno Lauro scrive: Grande Damiano. Lo sapevo, lo sapevo che commentavi tu. <ride> perché te l'aveva detto prima. Sì, me l'aveva detto prima. Aveva detto che mi faceva una domanda particolare. Eh no, Allora, Bruno, vogliamo la domanda particolare per. Per, ovviamente modesto, eh? cioè, a questo punto la voglio sapere. Francesco di Pasquale, il capitano, dice buonasera a tutti. Soltanto. Buonasera, capitano, capita? Eh, dai, un po' più di affetto. Buonasera a tutti, è troppo in generale. Eh sì, infatti, noi cioè, questi ragazzi che scrivono, ma sono un pochino troppo, troppo, troppo buoni. Alfonso Todisco, lo salutiamo. Buonasera. E, eccolo qui è arrivato. Francesco Di Pasquale, il capitano. Dice che coppia, ma che coppia di cosa? Ci manchi, ci manchi tu, Francesco? E poi diventa un terzetto, no? è una coppia di fuoco. E eh, però ci manca il perno principale, il capitano. Eh sì, eh sì il capitano. Cioè, capitano che vuole, vuole per forza. Il capitano deve capire che quando si battono le punizioni bisogna fare gol, non prendere le traverse. Perché se prendiamo le traverse e le barriere non, non sempre riusciamo. Fuori, sempre fuori è. Eh. Non è mai gol così. Eh, capita, le barriere, no, fuori no, la porta, lo specchio, sono sette metri Eh, eh. sennò no poi prendiamo anche le travesse, quella travessa resa nell'altra casa precedente. Eh, 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 un po' più di precisione, tu proprio che hai potenza, precisione da Ma te... sai cos'è? Perché quello è un pugile, perciò eh, Sì, il pugile, deve avere forza, però il pugile deve anche la precisione di dare il pugno giusto al momento giusto eh, esatto. eh, Vedi, la saggezza del bomber E eh, tu devi dare il calcio giusto al momento giusto eh. <ride> Soprattutto quando qualcuno fa il monello, magari ogni tanto qualche calcio ci andrebbe bene. Sono, sono d'accordo su questo, condivido questa opinione. Mi fa piacere che la condividi. Allora andiamo a vedere qualche altro messaggio. Un saluto ovviamente al Doc il Doc Giacomo Lupo Giacomo Pulcino, poi Antonio Filippi, forza Juve Stabbia, Liberato Fortunato e onorato Fortunato che ci stanno guardando. Li saluto ovviamente tutti e due. Buonasera, ciao Cito, forza Stabia, forza Vespette. Eh, grazie, grazie, liberato troppo buono, ma siete di parte però così. Non mi, poi mi fate arrossire in questo momento non riesco neanche ad arrossire. Allora, eh, liberato Fortunato, ragazzi, forza c'è una classifica da risalire, beh ovviamente. Per fortuna gli under 17, questa classifica la stanno facendo risalire o quantomeno la stanno risalendo. Sì, eh, la classifica più o meno sta, sta bene, stiamo non tutti quanti ride, là. Eh. Sì, i risultati arrivano, noi puntiamo ai playoff. Giustamente. Ecco, noi puntiamo ai playoff. Modesto si è esposto. Eh, abbiamo già parlato in un incontro estivo, io e te Ciro. L'obiettivo, sì, è quello alla fine, però sappiamo. Sappiamo e abbiamo visto che in questo campionato ogni partita sì, è niente scontato, quindi ogni partita dovremmo impegnarci e dare sempre il massimo, sempre di più e cercare di migliorarci sempre di più. Io saluto anche Claudio Stallone, un abbraccio ovviamente va a Kevin, oggi in prestito al, um, al Cattolica. Poi un saluto ovviamente va a tutti quelli che ci stanno guardando. Grazie ovviamente per l'affetto che mi dimostrate. Un saluto a Cristian De Julio anche. Uh, così come, eh beh, cioè, ma, ma quante parate importanti ha fatto Lorenzo Spagnolo nell'ultimo match contro il Lecce? Spagnolo è un portiere fortissimo. Ogni partita ci aiuta sempre di più. Anche a Trapani, come si è aggregato con noi, ha parato il rigore all'ultimo minuto. Poi ha parato il rigore contro il Napoli. Grande portiere. Beh, tanta roba, eh. Eh, come minimo fa sempre il suo dovere e lo fa sempre molto bene. No, a parte gli scherzi, no, se vogliamo dirla tutta, l'unico rimprovero che dobbiamo fare a Lorenzo è che deve cambiare questa fotografia con la maglia della Sampdoria perché adesso gioca con la Juve Stabia. Quindi è meglio che mette quella con la Juve Stabia, effettivamente. Lorenzo, eh, devi mettere la foto del club in cui giochi la, eh, con tutto rispetto per la Sampdoria, però eh, ora è Juve Stabia. Cambiare, se no, altrimenti mandiamo Di Pasquale che fa il pugile. Subito, subito mettiamo le cose. Poi metto quella là della Salernitana, eh no, eh, no. Eh, non va bene. Sempre la U.S. Hub deve essere, esatto. bisogna mettere le foto giuste. Eh, vedi, per esempio, prendi spunto da Modesto Damiano che ogni partita mette la foto con la maglia al contrario per far vedere il numero. quindi, vedi come ci tengo alla maglia della dell'U.S. Tab. No, ma soprattutto ci tieni alle scarpette, mi spieghi perché fate la foto, perché non sei l'unico però è una domanda che vorrei fare a tanti di voi, perché fate la foto alle scarpette a terra tu, Giorgio e qualche altro, anche il, anche il signore di qua, esatto, sono curioso io lo vedo da lui, ecco e lo sapevo, tu lo vedi da Giorgio? Eh no, eh, poi dicono che l'artefice sono sempre io, no, è un'idea di tutti quanti, perché è così, ormai la moda è questa. La moda delle, delle scarpette, bisogna fare la foto alle scarpette. Allora, vediamo, vediamo qualche altro messaggio che ci sta guardando, soprattutto non saluto la persona che ci sta guardando sotto ad, ad Antimo Allegretta perché è soltanto una persona che dovrebbe vergognarsi di quello che sta facendo e continua appunto a fare, quindi non vedo il perché bisogna anche venire a vedere le cose. Per stuzzicare la mazzarella, come si dice a Pordenone, si dice stuzzicare la mazzarella, ecco come si dice. Non lo so, <ride> lo sai come si dice, qua vabbè, ma quello, sai come, sai qual è la cosa: è bello far cuocere il polipo nell'acqua sua, eh, e quindi eh, eh, il polipo nell'acqua sua fa sì che poi dopo ci si tolga le soddisfazioni, e voglio ammettere Tempo a te, e voglia fare copia copie e incolla tra di voi di post sui social e quant'altro perché siete poverini di testa. Allora, eh, vedi, Lorenzo Spagnolo dice che forti che siete, che coppie, e poi hai ragione, Cido. Beh, ho ragione. La devi cambiare adesso, si deve vedere che la cambi. Metti. Cosa deve cambiare? La foto? La foto di profilo, eh, esatto. metti una foto con la maglia dell'Ave esatto. Vedi, ha messo anche il cuodicino. Eh beh, quello insegno d'affetto, perché verso i due bomber, perché lui para, noi dobbiamo fare gol. Esatto, esatto, bisogna fare gol. Io mi rendo conto, giustamente, ha ragione Lorenzo, che il fotografo non gli ha scattato ancora una foto bella. Però possiamo anche simolarla. <ride> ma dimmelo, te la mando io la foto, ti mando la foto, quella l'ha fatta uh, per, per il sito. Allora ovviamente ringraziamo. Volete fare un saluto particolare ad Enzo il segretario, Enzo Esposito, che ci sta guardando dall'altra stanza qui in sede. Ciao Enzo, sei un grande? Enzo è sempre il numero uno. Ma perché sei grande? Cioè in che senso grande? Come persona. Ah, ecco, no, perché non capivo perché Simone ride. No, non lo vorrei io come persona, che è sempre il primo a interessarsi e organizzare, number one. Number one, number one, Enzo il segretario, Enzo Esposito che sta di là dall'altro lato. Allora, allora, vediamo un po', vediamo un po', eh, bisognerebbe non abbassarmi, ad abbassarmi non mi abbasso, però bisogna far correre qualcuno sicuramente alle nostre spalle, questo è poco, ma è sicuro. Allora, eh, io voglio però... Prima ne stavamo parlando, ne abbiamo parlato in maniera abbondante, prima ovviamente di questa leggera divagazione, perché è d'obbligo leggere i messaggi di chi ci sta guardando e continuate a farlo perché voglio ovviamente leggere i vostri messaggi. Però al tempo stesso eh, bisogna vedere le prodezze. Eh, abbiamo sì parlato, abbiamo detto che eh, Modesto Damiano ha fatto due gol, abbiamo detto che la Juestà abbia battuto il lecce con il punteggio di 2 a 1. Però magari non siete. Tra quelle migliaia di persone che hanno seguito la gara in diretta e siamo contentissimi ovviamente di questo perché il seguito che sta ottenendo il settore giovanile della UE Stabia mi inorgoglisce. È un progetto che porto avanti da diversi anni ed è una soddisfazione personale che mi sto togliendo anno dopo anno. Poi, tra l'altro, quest'anno diventare ufficiale della UE Stabia per me è un qualcosa eh, davvero di prestigioso. Ci è venuto a salutare il direttore Filippi Alvolo che è scappato e mi inorgoglisce ovviamente. Questo, mi inorgoglisce sapere che migliaia di persone guardano anche i vostri lights. È vero che ci sta qualcuno che ci viene a spiare per vedere come giocate, ma noi vinciamo lo stesso. Il problema non ce lo poniamo. E vi facciamo vedere gli highlights. E, e allora diamo lettura delle formazioni, partendo dal Lecce. Culturaro, tra i pali Tarantino, Scialanga, Calderoni, Poletì, Triarico, Del Grande, Lombardi, Inguscio, Schirone e De Maria. A disposizione di mister Emiliano Corsi, De Luca, Bianco, Cohen, Mai, De Lorenzis, Valentini, Manca, Massarelli e Nirta. Per quanto riguarda la Juve Stabia, queste le scelte di mister lucenti: Spagnolo tra i pali Esposito, Tufano, D'Ambrosio, Picardi, Di Pasquale, D'Angelo, Caputo, Romilli, Moccia e Damiano. A disposizione proprio di Mister Lucenti. Ienneco, Campagnolo, Lauro, Caiazza, Pecorella, Sar. Ha finito, Polito e Matera. Per Mister Lucenti. Parte il match. Dai ragazzi, andiamo a vincere. 4 in barriera per Spagnolo. Parte il numero 10 a giro. Vola Spagnolo. Ci mette una pezza di Scialanga per battere verso la porta. Palla in aria di rigore. Arriva attenzione al pericolo. Per fortuna ci mette una pezza Picardi. Con D'Angelo che la mette in mezzo, la palla deviata con i pugni da Cultrano. Però resta lì. Di Pasquale in rovesciata. La palla termina sul fondo, ci ha provato il pugile. Pronto Moccia, Traversone ad uscire in mezzo. Romilli, ancora Di Pasquale la controlla, non riesce a calciare. Arriva Damiano e la mette dentro. Damiano e la sblocca. Damiano la Juve stabbia, basta. 1-0 la mette dentro Modesto. Modesto, Damiano. Lui sta il vantaggio. Al menti, sale Tufano. Ma Caputo si ferma, rientra sul destro. Scarica per Damiano. La palla passa. Moccia, aria di rigore. Tiro di collo. Il mancino parato in tuffo da Cultraro. Ancora Moccia, Angelillo. Di Nola. Parte il match. Dai ragazzi, andiamo a vincere. Si attende il fischio dell'arbitro. Tutti dietro la linea dell'aria di rigore. Fischia, parte Poletì e la palla in rete. Arriva il gol del pareggio Leccese. Trovato Jojo, venuto incontro poi D'Ambrosio, Romilli scivola, si butta dentro Moccia, prova a sfruttare la velocità. Damiano, Damiano, il tocco sotto e la palla in rete. Modesto Damiano, 2-1, la sblocca ancora lui. Ci ha creduto Modesto. Ed è il raddoppio il gol della Liverpia, ancora Damiano. Poi ha tolto praticamente... Intanto la conclusione deviata, Spagnolo. Ancora lui a metterci una pezza, Lorenzo Spagnolo. Tanto attenzione a Poletti che prova a diagonale al lato. E Giorgio Esposito che nel contrasto va a chiudere. Porta palla esposito, accelera esposito, salta un avversario, ancora Giorgio Gio, il tocco è per Polito, si accentra Polito, palla al piede, Caputo sul secondo palo, Damiano destro alto, sopra la traversa, che prova a spizzare, a cercare Damiano, ancora del grande, è finita! È finita! pizza deliziosa, rosticceria di prima qualità, gusto e tanta passione nel regalare gioie per il tuo palato. Non puoi non provare le nostre specialità, non puoi non venire da noi. Melis Pizza lo trovi in Viale Europa 82 a Castellammare di Stabia. Grazie ad una solida esperienza, la EDILIMA Lima SRL Costruzioni si è sempre distinta nella costruzione di fabbricati civili e commerciali di pregio. Col tempo ha ampliato la propria attività, trasformandosi in una ditta di costruzioni immobiliari, specializzandosi nella realizzazione di edifici residenziali e fabbricati industriali. La EDILIMA Lima SRL Costruzioni, acquisendo sempre maggiori competenze, ha conquistato il suo punto di forza diventando leader nel settore, con risultati eccezionali per estetica e qualità, lavori accurati e soprattutto rispetto dei tempi di consegna. Ed in Lima SRL Costruzioni di Nicola Imperiale, da oltre 40 anni al servizio della gente. A Gragnano, in via Castellammare 149, telefono 081 871 5584 oppure 334 26 49 108. Eccoci qua, vi abbiamo fatto vedere gli highlights del match tra Juve, Stabia e Lecce categoria Under 17, la doppietta di Modesto Damiano ovviamente voi lo state vedendo qui ma a breve vi facciamo sentire anche le parole di Modesto Damiano nel post partita a caldo insieme a quelle di Antonio Caputo e del mister in seconda, mister Antonio Barone che è venuto a parlare ai nostri microfoni Mister Lucenti eh, lo ha premiato per eh, il lavoro comunque ottimo che eh, svolge lo staff di mister Giorgio Lucenti. Allora, facciamo così: ce le vediamo tutte di seguito, ci guardiamo tutte le interviste. Ci ritroviamo qui fra poco. Era importante portare a casa il bottino pieno, tre punti fondamentali che rilanciano ancora la Juve Stabia, 12 punti in classifica, ecco, non abbiamo mister Lucenti, abbiamo il suo vice uguale lo stesso, ciao mister innanzitutto, vittoria importante. Sì, vittoria importante anche se magari non è arrivata come ci aspettavamo perché... In allenamento abbiamo lavorato tanto, però purtroppo in alcune situazioni, soprattutto nella ripresa, non siamo riusciti a concretizzare, mi riferisco a due o tre ripartenze su cui potevamo fare meglio. Però sono vittorie che fanno comunque morale e che servono. Ecco, è proprio quello. È mancata forse un po' di cattiveria in alcuni momenti, perché siamo, ci siamo portati in vantaggio. Potevamo raddoppiare anche in più occasioni con tanti contropiedi, sempre l'ultimo passaggio. Quello è sintomo di mancanza forse di cattiveria, di decisione? No, magari è mancanza di esperienza perché una palla data un secondo prima, un po' anche mancanza di furbizia perché una palla data un secondo prima, una palla data invece che col destro data col sinistro può fare la differenza. Può, può, se potevamo dilagare perché comunque potevamo fare 3-4 gol. Sono cose su cui bisogna lavorare in allenamento. Lo stiamo facendo, lo stiamo facendo bene. I risultati si vedono, nonostante l'inizio. Era importante vincere anche perché settimana prossima c'è la sosta, quindi ci si può fermare un attimino per poi ripartire. Sì, ne approfitteremo per provare le cose che abbiamo sbagliato e per migliorare ulteriormente eh, il nostro gioco, la nostra rosa. Ci sono stati anche dei cambi oggi nella formazione, sintomo che i ragazzi stanno lavorando bene, che c'è l'impegno e che il lavoro del mister ripaga. Modesto Damiano, una doppietta importantissima che ha regalato tre punti fondamentali alla Juve Stabia. Modesto più bello il primo o il secondo? Secondo me il secondo assolutamente. Il secondo è stato bello perché a me piace segnare il pallonetto. Quindi lo volevo e l'ho fatto. Li hai sentiti i tifosi della curva nel finale di partita che cantavano i cori della Juve Stabia? Sì, sì, li ho sentiti per me è stato molto bello. Spero che un giorno esordirò con questa maglia in Serie B, oppure in qualsiasi altra categoria che sia che sta la Juve Stabia. Che sia la Juve Stabia comunque, sono dire in prima squadra, era importante portare a casa il bottino pieno, ce l'abbiamo fatto grazie ai tuoi due gol, grazie anche ad una prestazione importante, però il mister non è contento. Il mister non è contento perché sa che noi possiamo fare di più, eh, piano piano stiamo crescendo e cerchiamo di ottenere buoni risultati partita per partita. Adesso la sosta. Sì, adesso la sosta, ma poi arriva il Benevento, un derby, e noi cerchiamo di fare risultato anche a Benevento. Non ha trovato il gol e forse l'unica cosa che è mancata in questa partita oggi per Antonio Caputo una prestazione superlativa. Antonio hai fatto un partitone oggi, ma te ne sei reso conto. All'inizio aveva un po'. Un po contratto. Eh, non stava giocando molto bene, poi piano piano mi sono sbloccato e ho fatto la mia partita. Una partita importante che ci permette appunto di salire a 12 punti in classifica, una vittoria importante grazie alla doppietta di Modesto Damiano, però so che il mister non è contento. No, ci ha parlato, ora dobbiamo parlare ancora, però dopo la partita con il Napoli è stato molto bugiato Serviva questa vittoria. Serviva per rilanciarci ancora una volta in classifica. Abbiamo detto di 12 punti in questo momento, la classifica comincia a sorridere un po', ma ovviamente noi vogliamo salire ancora. Sì, dobbiamo ancora migliorare ancora tutti. Dobbiamo vincere altre partite. Questo è stato un, un punto di lancio per, eh, cioè, per migliorare ancora di più perché dopo la partita con il Napoli non mi è piaciuta proprio. Adesso la sosta, c'è un po' di riposo, possiamo recuperare e ricaricarci le batterie. Sì, dobbiamo ricaricare per la partita con Benevento è anche molto difficile. Noi andiamo là, facciamo questa partita e cerchiamo di vincere come abbiamo vinto queste altre partite. Grazie ad una solida esperienza, la Edil Lima SRL Costruzioni si è sempre distinta nella costruzione di fabbricati civili e commerciali di pregio. Col tempo ha ampliato la propria attività. Trasformandosi in una ditta di costruzioni immobiliari, specializzandosi nella realizzazione di edifici residenziali e fabbricati industriali. La Edil Lima SRL Costruzioni, acquisendo sempre maggiori competenze, ha conquistato il suo punto di forza diventando leader nel settore, con risultati eccezionali per estetica e qualità, lavori accurati e soprattutto rispetto dei tempi di consegna. Edil Lima Srl Costruzioni di Nicola Imperiale da oltre 40 anni al servizio della gente a Gragnano in Via Castellammare 149 telefono 081 871 5584 oppure 334 26 49 108 Una pizza deliziosa, rosticceria di prima qualità. Gusto e tanta passione nel regalare gioie per il tuo palato. Non puoi non provare le nostre specialità, non puoi non venire da noi. Melis Pizza lo trovi in Viale Europa 82 a Castellammare di Stato. Qua, vi abbiamo fatto vedere tutto in pratica, eh? abbiamo fatto vedere tutto, abbiamo fatto vedere Damiano, abbiamo fatto vedere Caputo, Mister Barone, eh, vi voglio far vedere da vicino questi, queste chiome che eh, fanno. Cioè, pensate che per farsi una doccia ci hanno messo un'ora. Trasmissione che doveva cominciare alle 18, iniziate alle 18.25, che questi signori dovevano un attimo pettinarsi, non tanto modesto perché modesto questo è, ma c'è Simone che deve aggiustarsi il ciuffo, deve girarlo dall'altro lato. Si è dedicato un giocatore conta sempre, sia fuori sia al dentro. L'immagine ci deve essere, l'immagine, anche perché sennò poi capito lui non può mettere in risalto gli occhi azzurri, poi dopo le spasimanti non, non riescono a andare lì. È un fanatico. Eh. Diceva così: fanatico, diceva così Romilli prima a chi hai dedicato insomma, questo gol in tribuna? Non si è capito. A nessuno. Lui ha indicato qualcuno in tribuna perché dice le bugie? No, a proposito di sposimanti lo potresti dire non, non, non abbiamo niente da nascondere non abbiamo niente da nascondere c'era qualcuno allora facciamo così non ci vuoi dire a chi ma dici soltanto in tribuna c'era qualcuno no, nella mia famiglia e nella mia fidanzata vabbè allora facciamo così eh. l'hai dedicato a me vabbè si sì, l'ho dedicato a okay, posto l'ha dedicato a me andate. questione risolta ok a posto è andata così allora io voglio tornare però a leggere i messaggi allora, vediamo un po'. Eh, ringrazio e saluto mister Luciano Tarallo, eh, così come ringrazio e saluto anche Danilo Caravello, agente di Germoni, importante agente di calciatori del palcoscenico italiano. Ringraziamo Enzo, Enzo Esposito, se vuoi te la presto, anche se però penso che non ti vada, però in questo, questa è un po' pochino stretta, pochino stretta. Ci sta guardando anche Simone Pio Romilli. Ma ah, come Aspetta, io non riesco a capire, ma tu sei qua. Tiene il contatto su Ah, quindi è la tua fidanzata giusto? No, no, non è vero È qualche problema di Facebook Che telefono sta qua, quindi eh, no, Non riesco a capire Perché vedo tanto di fotografia qua Ci sta guardando Simone Pio Romilli Guarda la trasmissione Non lo so, vabbè Allora, Antonio Barone Più forti fuori dal campo che in campo Ciao, mister eh, Mister, però prima abbiamo visto la tua intervista Anche tu, non scherzi, eh Sei... Hai tanta personalità Tanta personalità, che macchiavello modesto. È sicuramente tanta personalità però più forti fuori da campo che in campo, eh, vabbè accettiamo questa critica però diciamo. <ride> ecco qua lui l'ha lui lui, lui beccata, tu invece sei stato un po' più soft. No io non esagero con le parole. Non esagero con le parole, giusto. Allora vediamo qualche altro messaggio. e ovviamente ringrazio, ripeto, tutti quelli che ci stanno guardando, anche il PDO Romilli che è stato appena chiamato, che deve venire qui alle 19.00 alle 19.15 per venire a prendere questi baldi di giovani poi eh, saluto ovviamente eh, anche mister, mister Sabatino eh, di Casola anche lui che ci sta guardando il, mister il vostro mister dei portieri il mister dei portieri di Spagnolo e ovviamente di quelli che fanno parte del vostro organico mister Sabatino mi, mi mira sempre il pallone addosso ogni allenamento perché? perché? perché gli rompo le palle. Ah, allora c'è un motivo però sì però scherzando ah, Ok scherza. Può a te buttare il pallone addosso No no eh, Però cioè, ci penso io a buttare il pallone Non addosso a lui ma addosso ai portieri Perché preferisco buttare addosso ai portieri Che è in allenamento no, Aspetta questo non ho capito Lui preferisce colpire i portieri Invece di fare gol. Ma Scusami c'è una motivazione Perché siccome facciamo degli esercita delle esercitazioni Dove i portieri giocano in mezzo C'è cioè Spagnolo che a posto di prendere la palla Prende le mie gambe ah. E quindi eh, ti vendichi calciandogli il pallone addosso. Esatto, esatto. C'è sempre la motivazione. Lo fa apposta. Poi dopo si allena a colpire il portiere. E, e in partita fa la stessa cosa. E la domenica prende il portiere. E la domenica non fa un gol. Neanche a porta vuota. No, porta vuota no perché poi portiere? Non lo posso colpire. A porta eh, vuota sì. Vabbè, No, puoi colpire il palo. L'altra verso. Eh. Vabbè, in caso di piedi storti sì. Eh, quindi. Vabbè, puoi anche prendere Antonio Calgiulo, il fotografo che è fuori dalla posta Tanto è lì, nei pressi. Eh, 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 se mi facesse una fotografia, allora sì. Il problema è che non mi fa neanche una foto. Quindi, ecco qua. caro Antonio, Gargiulo sei se è stato beccato, neanche una fotografia. Fai a Simone Pio Romilli. Bisogna rimediare nel prossimo match. Allora, andiamo a vedere, ci siamo lasciati con quelli che erano i risultati ovviamente dell'Under 15, vi faccio vedere quelli dell'Under 16, gara giocata il 17 eh, di novembre, Frosinone-Cosenza 3-0, Crotone-Benevento 2-2, Lecce-Napoli 1-0, Trapani-Perugia 0-1, ascoli Salernitana 1-0, Roma-Pescara 1-0, riposava proprio la Juve-Stabbia, la classifica dice eh, Napoli a 25 punti, Roma e Perugia 22, Trapani 17, Lecce 16, Benevento e Pescara 15, Juve-Stabbia 12, ascoli Ascoli 10, Cosenza 9, Frosinone e Crotone 6, Salernitana 5 punti per quanto riguarda il prossimo turno. Benevento-Ascoli, Cosenza-Crotone, Juve Stabia-Frosinone, Lecce-Pescara, Perugia-Roma, Salernitana-Trapani, turno di riposo per il Napoli, questa si giocherà ovviamente la prossima settimana. Stesso dicasi per l'Under 15, questi risultati, Crotone-Benevento 1-3, Frosinone-Cosenza 3-2, Lecce-Napoli 2-2, Trapani-Perugia 1-2, Roma-Pescara 3-1, Ascoli-Serenitana 1-1, riposava la juve Stabia. La classifica dice Napoli 27, Frosinone 25, Pescara 24, Roma 20. Lecce 16, Benevento, Perugia, Juve, Stabia 14, Salernitana 9 punti, 7 per Cosenza e Ascoli, 5 per il Trapani, 1 punto per il Crotone. Prossimo turno, Benevento, Ascoli, Cosenza, Crotone, Juve, Stabia, Frosinone, Lecce, Pescara, Perugia, Roma, Salernitana, Trapani, Napoli che riposa. Queste è ovviamente le gare che si giocheranno la prossima settimana. Programma, programma gare eccolo qui, questo fine settimana in pratica sabato e domenica non ci sono gare eh, di campionato per gli eh, eh, tra Under 15, Under 16 e Under 17 sosto appunto per tutte e tre le compagini primavera invece si giocherà lunedì Juve Stabia Perugia allo Stadio Menti alle ore 15 diretta alle 14.55 in diretta in esclusiva ovviamente con la telecronaca del sottoscritto sul canale Youtube della SS Juve Stabia gli under 16 regionali affrontano in casa il Gescal domenica alle ore 13 all'Aura Laura Sport eh, gli Under 15 sempre in casa all'Aura Sport contro la Juve Domizia alle ore 10 sempre di domenica gli under 14 provinciali Juve Stabia Vincenzo Riccio sempre domenica alle 11.30 all'Aura Sport quindi se volete seguire un po' di compagini regionali under 15 e 16 provinciali under 14 dalle ore 10 all'Aura Sport fino alle ore 14.30 ma voglio vedere partite dei regionali. Partite regionali. Ma a proposito di regionali, lo scorso anno ci avete giocato voi negli under 16 regionali. Ecco, il salto è così, così complicato. È vero che magari tra i regionali e gli under 17 di Serie C è un po' più semplice. Con gli A e B invece è molto più complicato. Sì, eh, tra l'Under 16 regionale e l'Under 17 B c'è cioè, molta differenza, tanto. Molta differenza? Sì, molta differenza perché diciamo, i gruppi che ci troviamo di fronte, di fronte sono gruppi che comunque sono insieme da più anni, mentre noi, non solo, veniamo da un campionato che sicuramente non è come il, a livello come quello che stiamo facendo questa stagione, ma diciamo, metà gruppo è nuovo, quindi ci troviamo di fronte a dei gruppi uniti e che giocano insieme da tre anni, quindi è più questa la difficoltà che incontriamo rispetto a, diciamo, al nostro comportamento in campo. Allora, allora, noi ovviamente ancora qualche minuto con i nostri ragazzi, lo passiamo volentieri anche perché papà arriva alle 19.15, quindi facciamo ancora 7 minuti a chiacchierare un po'. Ragazzi, ovviamente c'è da lottare fino alla fine della stagione, ed è per questo che vi chiedo: a livello personale e a livello di squadra, quali sono gli obiettivi? A livello di squadra, come già detto a inizio stagione, eh, noi puntiamo ai playoff. Però pensiamo partita dopo partita di fare il risultato. Poi a livello personale, io ho detto la mia: cercherò di fare 15 gol, cercherò di farli. Adesso Spero siamo a 5-5, ne a 5. mancano 10? Abbiamo altre 16 partite da fare. E allora bisogna farle. C'è tempo da fare. C'è tempo, c'è tempo. Simone? Sì, uh, come per la squadra, sicuramente c'è anche. Da impegnarsi ancora tanto, perché nonostante stiamo intraprendendo un buon cammino, perché comunque ultimamente i risultati stiamo, stanno arrivando, eh, però abbiamo ancora molto da fare perché non dobbiamo eh, credere che basta fare qualche risultato consecutivo, ma dobbiamo sempre chiederci e sempre eh, impegnarci al massimo. a livello personale ovviamente. Ci vuole sicuramente qualche gol in più, non, sicuramente non farà male. E ovviamente ci metterò il mio. Spero arriveranno questi gol anche per sbloccarmi un po' e per uh, una motivazione personale. Oh, io ancora ho ancora tante curiosità, quindi cerco di essere breve. Però vi chiedo: voi siete come tanti ragazzi qui del settore giovanile, scoperte del responsabile Sabi Mainolfi, vi ha portato lui qui alla Juve Stabia. Che riconoscenza avete nei suoi confronti, che pensiero avete nei suoi confronti e quanto siete orgogliosi di vestire la maglia della UST? Io dall'inizio che ho conosciuto il direttore subito ho capito che è una persona molto importante e soprattutto brava di, eh, di persona proprio. È una persona che prima del campo vuole rispetto e eh, comportamento. Poi, poi dopo viene il campo. Comunque è una persona che dà lo stesso approccio a tutti i calciatori, non fa differenza. Beh, personalmente io devo riconoscere davvero tanto al direttore perché sono qui da quattro anni e ha fatto sì che crescessi in modo adeguato ci sono stati diciamo dei confronti tra me e lui molto spesso perché ci tiene appunto come ha detto Modesto a ogni suo calciatore di qualunque categoria e quindi diciamo è una persona davvero da, sia da rispettare ma molto brava sia a livello calcistico ma anche a livello umano L'ultima domanda è d'obbligo ed è sulla scuola come vai a scuola? a Piedi? Non mi dire a piedi col motorino perché non mi interessa come vai a scuola? Rendimento? E che materia ti piace? Mamma mia, che domanda, ho fatto! È diventato blu. È diventato. Educazione fisica. Educazione fisica non conta, non, è, non, non fa testo. Matematica. Ma che bugiardo che sei, oh mamma mia. Ma come vai a scuola? Vai, vai bene? No, ma assolutamente no. Che penso. Vado male. Eh, ti piace la matematica? Scherzato. Eh, appunto, quindi c'è una materia che dici, ma questa. Ma provo a studiarla perché mi piace. Un po' di storia, va. Perché è così bugiardo questo, questo modesto da me? Eh, sì, di Quanto è stata scoperta l'America? <ride> <No. ride> Niente? Zero. Zero. Eh, neanche un po' di storia. No. Sulla scuola passa lui. Ecco, tu, tu che te la ridi? <ride> no, ultimamente stanno molto bene a scuola. Proprio oggi sono interrogato in italiano. Ho preso 6 e mezzo. Che secchione che è diventato. eh? No. eh allora, secondo me la scuola serve. Per un futuro al di là del calcio, secondo me, è molto, molto importante. Eh, non è che boh, bisogna studiare ogni pomeriggio, però. Ogni... Come non bisogna studiare ogni pomeriggio? <ride> bisogna farlo tutti i pomeriggi. Vabbè, ci può stare qualche pomeriggio un po' più libero dove qualche materia non ha segnato tanti compiti. Eh, no, sì. Io personalmente devo dire la verità: studio regolarmente, non studio eccessivamente, studio quanto basta. Quanto basta, ecco, studio. Quanto basta? Io non studio proprio. <ride> lui si porta avanti con il lavoro. Sì, lui è un alunno modello, sfila per i corridoi. Sfila per i corridoi. Cioè, ti piace proprio sfilare per i corridoi? Cosa fai la sfilata di moda nei corridoi? Quella volta che ci vado, sì. Quella volta che ci non si può, sarà contento il direttore adesso eh, che ci sta seguendo su questa parentesi scolastica. che Sorvoliamo, sorvoliamo che è meglio. Allora, vi rifaccio vedere nuovamente quello che è il programma gare. Eccolo qui perché? Perché c'è da seguire lunedì la gara della primavera, juve Stabia perugia alle ore 15, Stadio Menti 14.55 di lunedì la diretta sul canale YouTube della SS juve Stabia. poi riposano Under 17, Under 16 Under 15 A e B, i regionali Under 16 affrontano il Gesca al domenica alle 13 Laura all Sport, gli Under 15 sempre Laura Sport, la Juve-Domizia ehm, alle ore 10 e poi alle ore 11.30 sempre Laura Sport gli Under 14 provinciali voglio leggere anche perché devo per forza, perché ve lo meritate, tutti i messaggi che sono stati mandati. Allora, Michele Santoro dice complimenti ragazzi, poi ancora eh, saluto, saluto, saluto saluto Lino Campanile, ovviamente, mamma mia, Modesto Damiano che giocatore, e, e se la ride. Tu sei un giocatore, sì. tu sei un grande ma, ma lo sai che, lo sai, eh, Simone, che Lino Campanile ha segnato più gol di te quest'anno. Questo è un grave problema. Eh, lui ha segnato due gol. Eh, io uno. Eh, ma lui però li ha segnati nella posta sua, quindi valgono doppio. Ah, questo è extra bonus. <ride> sì, questo vale doppio il gol. Questo è ancora più grave, Campanile, da te non me l'aspetto. Eh, esatto, non ce l'aspettiamo nessuno. Perché vedete, Lino Campanile andate in gol, io lo voglio vedere sul tappeto. Ma poi gli volete dire qualcosa con quella barba che non si vuole. Digli qualcosa. Ti, devo, ti devi togliere questa barba immediatamente. Se no, mentre dormi la notte te la vengo a togliere io. Eh no, ma qualche, qualche volta va a finire che lo scambiano per lo scambiano per un, un attentatore, un, un, un talibano, non so cosa. Talibano, cioè, talebano al massimo. Un talebano, un talebano. la barba come. Barba, barba, papà, dice: Allora, Giuseppe Spavone scrive: Mamma mia, Damiano passano gli anni, ma sei sempre più ignorante. È vero, è vero, Pian piano, stiamo crescendo un po'. No Lino, non ti preoccupare, non lo dico a tutti, non lo dico soltanto a chi ci sta guardando, non lo dico a tu. Che bomber Lino Campanile, mamma mia, che bomber. È un bomber sia fuori che dentro al campo. Sì, sì però, bomber fuori dal campo, attenzione perché qui vengono fuori gli altarini, bomber fuori dal campo per quel senso che penso io. E dipende che senso penso. mia, che puntata mi aspetta fra, fra tre settimane. Dopo la puntata under 15 e under 16, avremo qui Lino Campanile in studio. Sarà una puntata. Cioè, devo mettere i manifesti per Castellammare e dintorni. Perché bisogna seguire assolutamente la puntata. Con Lino Campanile in studio sarà tanta roba. Modesto, si prende da tutto lo studio per come È <ride> una bestia. È la bestia buona, soprannome, mai più azzeccato. Allora siamo in chiusura. Io ovviamente voglio ringraziare tutti quelli che ci hanno guardato, tranne alcune persone che farebbero meglio a pensare ai fatti propri. Però non fa niente. Il polipo cuoce nell'acqua nell propria, come ho, sempre, come ho sempre detto, si può anche provare a gettare fango, ma sempre le scarpette bisogna pulire. Questo ce lo hanno sempre insegnato. Quando scendiamo in campo, noi ce lo hanno sempre insegnato, no? È maestra, le scarpette sempre pulite che lucide, che si devono notare dagli spali. Perché noi, noi mettiamo sempre palla all'incrocio dei pali gli altri invece devono soltanto mettere palla fuori perché non la sanno beccare la posta. al massimo nell'angolino però sempre là, più o meno dove, fuori va, dove non batte il sole noi la mettiamo bravissima, allora voglio salutare e ringraziare come detto tutti quelli che ci hanno seguito voglio salutare e ringraziare Bomber Modesto Damiano ciao, buona serata a tutti e voglio ringraziare ovviamente anche Bomber Simone Romilli Ciao a tutti, buona serata Ragazzi ormai siamo tornati a farlo Il vostro grido di battaglia, anche se quest'anno non lo state facendo Però è quello di gridare il nome della Juve Stabia Il mio lo conoscete tutti E allora al mio 3, 1, 2, 3 Andiamo a vincere!